Buongiorno a tutti, io sono Serena. Come sempre, prima di cominciare vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Allora, oggi sono qua dopo un bel po' di tempo, finalmente, per proporre una nuova ricetta. E questa volta, dopo un sacco di tempo che li cercavo e non riuscivo più a trovarli in nessun supermercato, vi propongo una ricetta semplice, un primo, con i miei amati agretti. Dunque vi lascio la proposta di oggi, a spaghetti con gli agretti e i pomodorini. Gli ingredienti sono dei pomodorini, in questo caso piccadilli, un mazzetto di agretti, detti anche barba del frate, io li adoro. Olio extravergine di oliva, uno spicchio d'aglio e dei pinoli. Per prima cosa mettiamo a bollire dell'acqua, dove andremo a far cuocere e lessare i nostri agretti per circa 5, 7, 8 minuti. Una cosa fondamentale da fare è pulire bene gli agretti, dunque andremo ad eliminare la parte finale della radice e li andremo a lavare bene. Sostanzialmente teniamo solamente la parte verde. Li puliamo bene per evitare di trovare dei residui di terra. Generalmente li lascio un po' scorrere sotto l'acqua corrente e poi li risciacquo bene. Andiamo a salare l'acqua e andiamo ad immergere i nostri agretti. Li lasciamo cuocere per 7-10 minuti. Nel frattempo mettiamo un po' di olio nella pentola e facciamo rosolare il nostro aglio. Abbiamo tagliato i nostri pomodorini in cubettini ed ora li andiamo ad aggiungere nella padella con l'aglio. Li lasciamo soffriggere un attimino. Spoliamo ora gli agretti che si presentano in questo modo e nella stessa acqua andiamo a mettere gli spaghetti. Io personalmente li taglio un pochettino in modo da ridurli un po' di dimensione, ma potete tranquillamente anche lasciarli interi. Andiamo dunque ad aggiungerli ai nostri pomodori. Circa a metà cottura della pasta vado ad aggiungerci i pinoli. Per chi lo gradisce, per rinfrescare un po' il tutto andiamo ad aggiungerci un po' di scorza di limone fresco. Andiamo a scolare la pasta. Sempre a gusto potete aggiungere del parmigiano o del grana padano. Generalmente faccio saltare la pasta nella padella, ma non ho capito perché oggi ho sbagliato in pieno, ho preso una padellina così piccola, quindi trasferiamo il sugo nella padella e la facciamo saltare lì. E buon appetito!